grande cosa vorresti fare? L'avvocato, l'ingegnere, il professore, il politico, oppure il calciatore, il cantante, lo scienziato, addirittura l'astronauta. No, io da grande vorrei essere un usciere. È tornato il Teatro Popolare con 10 giorni di teatro, cultura ed enogastronomia sotto il cielo di Montagnano. Fino all'8 luglio 7 compagnie di teatro popolare dialettale provenienti da tutta Italia si passeranno il testimone sul palco di Piazza della Chiesa per la 32esima edizione del Premio Europeo di Teatro Popolare Il Giogo. Noi tra l'altro siamo anche affezionati, ci sono tanti gruppi che poi spesso tornano perché ormai c'è anche un rapporto di amicizia, ci sono dei rapporti personali, ormai sono veramente tanti anni che facciamo la rassegna e quindi tante volte anche il lato emotivo, affettivo che ci fa scegliere le compagnie. Mi sono dimenticata di chiudere il rubinetto del gas. Ero talmente impegnata a guardare la partita che non ho sentito l'odore del gas. E poi tanto era la tensione, mi sono accesa una sigaretta. E boom! Eppure è scritto chiaramente nei pacchetti di sigarette. Il fumo uccide, signore, ma cosa mi combina, La prima compagnia a salire sul palcoscenico è stata La Nave dei Folli di Arezzo con lo spettacolo L'Usciere, una storia che parla sotto forma di parodia delle figure di vittima e carnefice. Pronto? Sì? Chi è il prossimo, signorina? Oh! Il senatore! Me lo mandi subito, sì. Che soddisfazione che ho quando un politico viene a trovarmi. Oh, senatore, benvenuto. Lo sa che nel girone dei ladri disonesti lo stanno aspettando? Lo sa?